Ecco, c'è qualcun altro ancora? Bene, direi di aspettare 2 minuti se il professore è d'accordo e Sì, poi certo. cominciare con la lezione, perché c'erano molti di più iscritti, però forse si sono iscritte e poi non ci sono. Bene, allora forse possiamo cioè iniziare. Molte di voi, molte perché ora vedo tutte donne collegate, conoscete già il professore Checucci. È professore dell'Università di Urbino e anche ha lavorato per le Nazioni Unite, ha lavorato per diversi governi europei, anche in Asia e in Africa, vero? Cioè, il Sì. curriculum è molto esteso. Sì. Lui è esperto di restauro di monumenti storici, no? E opere d'arte. Allora, oggi ci presenterà un lavoro forse un po' biografico anche, no? Beh, in parte Parlerai. sì. In parte sì. Ecco, parlerai dei lavori fatti su due ponti, uno in Italia e l'altro all'estero. Bene, allora do la parola a te e ti ringrazio per esserci sempre con noi. Grazie Sol, grazie per la presentazione, sempre, come sempre un po' esagerata, ma insomma va bene, dai. Mi fa sempre piacere. Comunque, diciamo, va bene, va bene. E buonasera a tutti, grazie per essere qui. E stasera di che cosa parleremo? Parleremo di ponti, eh? Di ponti in generale, ma soprattutto in particolare di due ponti. Il ponte di Santa Trinita a Firenze e l'antico ponte della città di Mostar in Bosnia e Erzegovina, lo Stari Most. Chiaramente è la prima domanda che vi farete: perché proprio questi due ponti? Con tutti i ponti che ci sono al mondo. Questi due nello specifico. Vi dico subito, ci sono vari motivi per cui parlerò di questi due punti. Il Voglio primo io. è che sono due ponti costruiti nello stesso periodo. Quindi siamo nella seconda metà del Cinquecento. Il secondo motivo è che tutti e due questi ponti sono stati distrutti dalla guerra e sono stati ricostruiti laddove erano e come erano. E terzo e ultimo motivo è che tutti e due questi ponti sono stati ricostruiti da italiani. Per essere più precisi, il ponte di Mostar, la costruzione è stata fatta da una società, giustamente peraltro, da una società bosniaca, ma il progetto lo abbiamo fatto noi. Quindi sono due ponti ricostruiti da personale, da tecnici, da professionisti italiani. Questo è il motivo. Il ponte di Santa Trinita, quando è stato ricostruito, io ero appena nato e quindi non ho potuto partecipare, mentre sul secondo ponte, su quello di Mostar, ho partecipato attivamente, insieme naturalmente a tantissimi altri colleghi, a redare il progetto per la sua ricostruzione. Quindi parleremo, di questi
di questi due punti. Se noi andiamo a vedere il vocabolario e la lingua italiana, la voce ponte, cosa ci dice? Ci dice struttura che consente a via di comunicazioni terrestri l'attraversamento di corsi d'acqua, avvallamenti, eccetera, eccetera, ponte stradale, ferroviario, cemento armato, prefabbricato e così via. I ponti ce ne sono. Però non ci dobbiamo dimenticare che nella cultura occidentale e non solo, i simboli hanno un'importanza enorme. Sono talmente importanti i simboli che spesso è più importante il simbolo del ponte in sé. E poi lo vedremo. Quindi i simboli sono importanti. Per esempio, la parola pontefice. La parola pontefice viene dal latino e vuol dire, viene da pontifex, costruttori di ponti. Se ora andiamo a vedere chi è che ad oggi si può attribuire l'appellativo di pontefice massimo, al Papa di Roma. Ma io francamente, con tutto l'affetto e con tutta la stima e la simpatia per il nostro Papa Francesco, ma io un ponte francamente non glielo farei costruire. Mi sembra... Quindi vuol dire che si sta parlando di un genere diverso di ponti. Un ponte è un termine... il ponte è il simbolo dei simboli per eccellenza. Perché il simbolo cosa vuol dire? Vuol dire il collegamento tra un elemento specifico e il generale. Questo è il significato di simbolo. E quindi meglio che il ponte. Perché pontefice? No, abbiamo costruttori di ponti. Perché nell'antica Roma, agli esordi, c'era addirittura c'erano dei sacerdoti, un ordine sacerdotale, che avevano il compito di presiedere e controllare la costruzione dei ponti, dei primi ponti nella città di Roma. Questo la dice già lunga su quanto i ponti erano importanti per i romani. C'era addirittura un ordine sacerdotale chiamati pontefici e avevano anche il loro capo, che era il pontefice Massimo, naturalmente. Quindi il termine ponte è un elemento simbolico nella nostra cultura molto, molto forte. Il ponte che cosa fa? Abbiamo letto sul vocabolario, no? Collega due sponde, nel mezzo cosa c'è? C'è una difficoltà, può essere un fiume, può essere una valle, comunque ci sono. Ma se a queste due sponde io ci sostituisco due partiti politici con idee diverse, ecco che è la stessa cosa. Posso sostituire le due sponde con due religioni diverse, due modi di vedere il mondo diversi. Quindi il ponte ha assunto un simbolo di unione, condivisione, compartecipazione. E il suo opposto qual è? Il muro. Il muro è un simbolo di divisione, di separazione. Quindi questi due simboli, uno antitetico all'altro, fanno parte dell'immaginario collettivo, nostro e non solo nostro, che ormai fa parte di noi. Si parla di ponti in modo metaforico. Poi bisogna stare attenti naturalmente, perché in realtà questi termini hanno tutta una serie di sfaccettature che diciamo possono vuol dire l'uno e l'opposto di quel significato. Per esempio, cioè sono termini, si chiamano polisemantici. Per esempio, il ponte. Ponte però
c'è anche il ponte levatoio. Ora, non so se avete un'idea di cos'è un ponte levatoio, ma le fortezze medievali avevano un fossato attorno che le circondava e davanti alla porta d'accesso c'era un ponte che poteva essere calato e ritratto, diciamo, calato per fare uscire e entrare le persone in caso d'assedio, veniva tirato su. E quindi è un ponte che diventa un muro. Capite? Quindi lo diventa in base a cosa? In base alla volontà delle persone che stanno nel castello. Quindi non è un qualcosa come il nostro battito cardiaco, noi non controlliamo il battito cardiaco, no? Il cuore batte a prescindere. Mentre la vista e la parola fa parte della nostra coscienza. Noi possiamo decidere se parlare o non parlare, o guardare o chiudere gli occhi. Quindi è una decisione. E così il ponte levatoio, va bene? Quindi un ponte che a un certo punto diventa un muro e viceversa un muro che diventa un ponte. Capite? Il muro è un simbolo di divisione, sì, certo, ma anche di protezione. Quindi in realtà questi termini hanno tutta una loro sfaccettatura molto complessa, però normalmente in quello che è l'immaginario collettivo e quello poi che vedremo nel corso di questa piccola lezione, il ponte ha sempre un'accezione, diciamo così, di condivisione, di diciamo riappacificazione, di unione in sostanza, mentre il muro è un qualcosa che viene inteso come elemento di divisione. Quindi i ponti, se noi andiamo a vedere quello che ci circonda, i fiumi sono sempre stati un elemento di difficoltà per chi si voleva spostare in qualsiasi epoca, anche adesso. Ora noi ci abbiamo ponti dovunque, ma senza un ponte, insomma, anche oggi i problemi nascerebbero, non è che, insomma. Quindi, e nell'antichità di ponti ce n'erano pochi, molto pochi, non come adesso. E laddove il fiume si poteva guadare a piedi, perché era basso, bene, e finché si poteva, si guadava. Ma altrimenti ci volevano i punti, ce n'erano pochi, e quindi che cosa accadeva? Accadeva che quelle poche persone disperse in questo territorio immenso che era, nel caso specifico, l'Europa, e chi si spostava doveva per forza passare da quei pochissimi punti o quei pochissimi guadi che c'erano. Quindi qual è la conseguenza? È che moltissime attività economiche si concentravano laddove c'era questa possibilità. Pellegrini, mercanti, eserciti, e dovevano passare lì. Quindi lì nascevano le attività commerciali, e lì si costruivano le chiese, lì si costruivano le moschee, gli alberghi, gli ospedali per i pellegrini e così. E così sono nate tantissime città, compreso Firenze e Mostar in Bosnia e Erzegovina. Firenze, perché sta lì? Tanto per parlare di una città, diciamo, che conosco meglio, diciamo, delle altre, ma Firenze perché sta lì? Poteva stare 5 chilometri prima a monte o 5 chilometri a valle. Perché sta lì? Voi pensate che quando sono stati fatti degli scavi in Piazza della Repubblica a Firenze, che è il centro della città romana, in Piazza della Repubblica c'era il foro romano, la piazza centrale della città romana, laddove si intersecavano il Cardo e il Decumano, che erano le strade principali del castrum romano. Facendo degli scavi per la costruzione di un cinema, non mi ricordo neanche cosa, ma insomma, fu trovata una necropoli villanoviana. I villanoviani erano una popolazione che abitava nell'Italia centrale, centro-settentrionale, precedenti gli Etruschi. Quindi si sta parlando del X secolo avanti Cristo. Quindi sostanzialmente
quel posto lì dove sta Firenze è occupato da un tempo immemorabile. Per quale motivo? Per un motivo molto semplice, perché lì il fiume era stretto, va bene? Non si poteva attraversare con facilità e quindi è lì che è nata, scusate che spengo il cellulare perché non vorrei che qualcuno mi chiamasse, così non ci dà fastidio nessuno. E quindi Firenze è nata lì, capite? È nata lì per questo motivo. Poi dopo sono stati costruiti i ponti, eccetera, eccetera, ma Firenze sta lì per questo motivo. Poi vedremo Mostar, la stessa cosa. Quindi il discorso appunto sull'aspetto, diciamo così, della motivazione per cui spesso nascono le città in prossimità dei fiumi è questo, in corrispondenza di ponti. E chi li costruisce i ponti? I ponti normalmente sono, poi lo vedremo, sono costruiti da società tecnologicamente avanzate. Avanzate per il periodo naturalmente, ma per esempio i Romani era una società tecnologicamente molto progredita, molto avanzata. Voi pensate che imperatori come Traiano e Costantino erano riusciti a costruire dei ponti persino su un grande fiume come il Danubio. Poi sono crollati naturalmente nel corso dei secoli, però pensate a quanto era importante, ma non soltanto società strutturate dal punto di vista tecnologico, ma anche mentale. Cioè la possibilità di muoversi rapidamente tra una località e l'altra era fondamentale in una società così strutturata come era quella romana e, come vedremo, era quella dell'impero ottomano, laddove sta Mostar. Quindi le società avanzate costruiscono ponti. Questo è una prerogativa. Se voi prendete l'alto medioevo in cui c'era stato un imbarbarimento, i ponti non ce n'era più uno. Non sapevano più neanche come fare a costruirli, i ponti. Quindi questo è. Andiamo a vedere ora i nostri due ponti. Questo giusto per inquadrare un po' la problema. Se no uno non capisce di che cosa si sta parlando. Vabbè. Quindi io inizierei dal ponte di Santa Trinita a Firenze, il ponte di Santa Trinita a Firenze. Che cosa, qui magari posso far partire anche il, perché contrariamente alle altre volte io qui non potevo fare questa lezione senza farvi vedere qualche immagine, perché non avrei saputo come fare, capito? Cioè, io gesticolo da bravo italiano, però più di tanto non si riesce a rappresentare. Per cui vi farò vedere una serie di immagini che io commenterò. Spero di non annoiarvi in questo. Come sapete, l'avete capito, io preferisco sempre parlare a braccio, senza l'aiuto di un grandi materiali. Però questa volta non ho potuto fare altrimenti. Allora, condivido, vediamo un po'. Allora, il tasto di condivisione qui dov'è? Ecco, dovrebbe essere qua da qualche parte. Sì, sotto in verde. Sotto in verde. Dice share screen forse. E c'è, esatto, una freccia che va in alto. App. Ecco, ora naturalmente non lo trovo perché mi sembra giusto quando le cose devono. Guarda che accanto a chat dice chat e accanto dice share screen e poi dice sotto, sulla Zoom. Sullo Zoom, disattiva video, disattiva audio, sicurezza, app, altro,
No, è Bum, bum, strano. bum, bum. Allora. Dovresti vederlo in basso di mezzo. Tu sei dentro lo Zoom, vero? Sì, io sono dentro, vi vedo tutti. E allora vai in basso con la vista, tutto in basso. E dice share screen e c'è un tasto verde con una freccia. Accanto a chat e accanto a record. Aspetta, eh. Allora, altro. Sì, o farlo grande, forse ingrandire. Però se vede tutti noi, dovrei vederlo. Vedo tutti voi, ma non ho il tasto. Fai doppio clic sullo schermo dove c'è Zoom, forse lì vedi tutto. Se fai un doppio clic, si ingrandisce tutto lo Ah, schermo, cioè esatto. ecco. Adesso sì. Adesso Visto? sì. Ok, bene. Allora, aspetta, però. Condividi. Allora, ci Ecco, sta partendo, perfetto. siamo? Lo Ci vedete? siamo. Sì. Sì. Bene, bene. Per fortuna abbiamo risolto questa cosa. Va bene. Allora, in questa prima immagine cosa vediamo? Vediamo un dipinto famosissimo, che rappresenta il famoso incontro di Dante e Beatrice. Questo è un dipinto di un pittore inglese della fine dell'Ottocento, Harry Holiday, un pittore, un preraffaellita, che ci raffigura questo famoso incontro. No, penso che Holiday sia famoso solo per questo dipinto. Però, se voi vedete Dante, è appoggiato alla spalletta di un ponte, eh? Ecco, quella spalletta lì è la spalletta del Ponte di Santa Trinita. Quindi il Ponte di Santa Trinita sostanzialmente con questo dipinto fa parte un po' dell'iconografia, diciamo, dantesca. Però quando è che è stato costruito per la prima volta? Perché poi vedremo che questo ponte è stato ricostruito molte volte. Si sta parlando del 1252, eh? 1252 a Firenze. Se voi vi trovaste a Firenze nel 1252, vedreste un immenso cantiere. È una città che cresce con una rapidità spaventosa, attività di tutti i tipi, la ricchezza che cresce ormai praticamente da più di un secolo. Il prodotto interno lordo, il PIL di Firenze del 1252 è un PIL a due cifre, cioè una città che sta crescendo con una velocità incredibile. E quindi questa crescita, voi lo sapete, quando c'è una crescita economica c'è anche l'esigenza di avere denaro per poterlo investire naturalmente in nuove attività, in nuovi commerci, eccetera. E di denaro a quel tempo. E ce n'era ancora poco, capite? Era una società ancora prevalentemente agricola, insomma, c'era poco. Quindi chi lo aveva, quei pochi che lo avevano, cosa? Lo davano in prestito. E in questo modo facevano dei guadagni pazzeschi. Guadagnavano in tempi rapidi, mettevano su delle fortune spaventose, che sono quelle poi che hanno consentito ai principi di Rinascimento di dare ospitalità e di promuovere quel fenomeno straordinario che è stato quel periodo artistico lì. Cioè, tutti questi soldi da dove venivano? Venivano da questa attività. Prendere i soldi, o li ha già, oppure se no li prende in prestito. E da qui è nato anche un equivoco abbastanza famoso al riguardo della ricchezza di Dante. Perché Dante a un certo punto, questo non lo sappiamo, ci sono i documenti,
Dante e suo fratello Francesco prendono in prestito somme considerevoli. E questo naturalmente ha fatto pensare a qualcuno, dice, evidentemente se prendevano dei soldi in prestito vuol dire che avevano dei problemi economici, e si sta parlando di prima dell'esilio naturalmente. E senza capire che Dante questi soldi li prendeva per poi darli a sua volta in prestito. Ovviamente chi gli dava i soldi chiedeva delle garanzie, e Dante le garanzie le aveva, aveva i terreni, aveva delle proprietà, quindi poteva dare delle garanzie. Quindi prendeva questi soldi e poi li dava a sua volta in prestito ad altri. E in questo modo diciamo che è cresciuta la ricchezza della famiglia Alinari, ma non solo degli Alinari, di tante famiglie fiorentine. Naturalmente questi soldi, questa immensa ricchezza che queste famiglie accumulavano, venivano reinvestiti in che cosa? Prevalentemente in terreni, perché la terra a quel tempo lì era ancora, e lo sarà per molti, molti anni, l'unica vera ricchezza, l'unica cosa che contava comunque a tempi di Dante e prima e anche dopo era la terra. Quindi i soldi che prendevano li reinvestivano in cosa? In terra, prevalentemente, ma non solo, naturalmente. Li investivano in palazzi, castelli, poi magari in torri. Una parte magari li donavano a qualche monastero, perché bisogna salvarsi anche l'anima in qualche modo, no? Per cui, e in parte venivano investiti in opere, diciamo così, che noi chiameremo promozionali. Quindi una di queste grandi famiglie fiorentine, i Frescobaldi, grande famiglia di magnati di fede guelfa, decisero di costruire un ponte. Un ponte dovunque fosse, non davvero, doveva essere costruito dove? Là dove la famiglia Frescobaldi aveva i loro palazzi, le loro torri. Questo per dare, ovviamente, chi andava a trovare i Frescobaldi passava sul loro ponte. Quindi capite bene l'importanza dal punto di vista del prestigio. Poi in quel periodo, nel 1252, c'era il podestà, che è un certo Filippo Ugoni, che tra l'altro è stato il primo a coniare il fiorino d'oro. Quindi il fiorino d'oro era una moneta su cui ora non ci sarebbe un confronto, perché noi dovremmo mettere insieme dollaro, euro insieme, e forse neanche avrebbero la stessa importanza che ha avuto da allora in poi il fiorino d'oro. Era la vera moneta europea di interscambio. Quindi un personaggio abbastanza dinamico. Quindi Frescobaldi e il podestà decidono di costruire questo ponte in corrispondenza dei palazzi dei Frescobaldi. E che nome gli danno? Vicino a questi palazzi c'era una chiesa, la Basilica di Santa Trinita. Guardate bene, non Trinità, ma Trinita al modo latino, da Trinitas. E la Basilica è il ponte di Santa Trinita, naturalmente. E costruiscono questo ponte. Nel 1252 costruiscono questo ponte. E non doveva essere una costruzione particolarmente stabile. Anzitutto era di legno e non di pietra. Fatto sta che nel 1259, a causa di una folla che si era assiepata sopra questo ponte, il ponte crolla. Quindi voi immaginate un ponte che crolla solo per il fatto che ci sta della gente sopra, insomma, qualche problemino lo doveva avere, ci furono anche diversi morti, eccetera, perché c'era una festa cittadina. Voi tenete conto che nel Medioevo a Firenze c'erano feste di continuo, un paio di feste a settimana, e la festa parrocchiale, e quella del quartiere, e quella cittadina, feste continuamente. In una di queste feste sto ponte plof, crolla, e quindi si ricostruisce naturalmente, questa volta di pietra,
questa volta di pietra. E quindi va bene. Va avanti la faccenda con il ponte di Santa Trinita. Ora dovete sapere una cosa, che a Firenze passa questo fiumiciattolo, che è l'Arno. Chi di voi è venuto a Firenze l'ha visto, è un fiumiciattolo, un piccolo rio che scorre lì, tranquillo. È un fiume che tecnicamente si chiama a carattere torrentizio. Che cosa vuol dire torrentizio? Può sembrare un termine così vezzeggiativo. Per il torrentizio vuol dire una cosa piuttosto insidiosa. Vuol dire che in estate può anche essere secco. Te lo attraversi, non c'è quasi neanche acqua. Ma in primavera e soprattutto in autunno può diventare un mostro, in grado di travolgere qualsiasi cosa gli si para davanti. Questo vuol dire fiume a carattere torrentizio. Io mi ricordo dell'alluvione del 4 novembre a Firenze, 4 novembre del 1966, e quindi ho ben presente che cosa vuol dire una piena del fiume Arno. Detto questo, per l'appunto, il 4 novembre del 1333, alluvione terrificante, spazza via tutti i ponti di Firenze. Resta solo in piedi il ponte alle Grazie. Allora, voi dovete sapere che Firenze aveva quattro ponti, partendo da valle, da monte verso valle, cioè il ponte alle Grazie, si chiamava così perché c'erano dei monasteri, delle suore lì vicino, per cui ponte alle Grazie, poi ponte vecchio, ponte Santa Trinita e ponte alla Carraia. Di questi quattro ponti resta solo il ponte alle Grazie, spazza via tutto. Quindi ci risiamo, si ricostruisce e quindi rimettano mano a tutti i ponti, naturalmente, ma anche al ponte di Santa Trinita. Questa volta ci impiegano un tempo, cioè questo cantiere, questo ponte in pietra, eccetera, lo finiscono nel 1415, per dare un'idea. No? Comunque alla fine lo ricostruiscono. Lo ricostruiscono e nel 1557, nuova piena dell'Arno, e si porta via anche quello. A quel punto, siamo sotto Cosimo I dei Medici, Cosimo I decide di incaricare un scultore e architetto che andava forte in quel momento a Firenze, è Bartolomeo Ammannati, di ricostruire questo ponte e che questa volta fare in modo, insomma, fare un ponte che non ci si torni più su, perché se no non si finisce mai. L'Ammannati costruisce questo ponte, scusate, qui come faccio qui per andare avanti? Allora, ecco, costruisce questo ponte con delle tecniche completamente nuove, completamente innovative. Un ponte che nessuno, come non erano mai stati fatti prima, ed è un qualche cosa che sembra molto più stabile di quelli precedenti. Ma le forme sono... In che periodo noi siamo? Qual è la corrente artistica, diciamo, il filone di cui si sta parlando? Chiaramente il Rinascimento è finito. E non c'è niente da fare. Quando il ponte di Santa Trinita viene ricostruito, il Rinascimento è terminato. Il perché, e qui è una cosa dibattuta dagli storici, ancora. Qualcuno dice il Rinascimento è finito nel momento in cui c'è stato il sacco di Roma di Carlo V nel 1527, e lì è successo un macello, sono scappati tutti,
E lì praticamente è finita questa stagione. Altri dicono no, è la riforma protestante, e conseguentemente poi la controriforma della Chiesa Cattolica, il Concilio di Trento, ed è finito. In realtà, con tutta probabilità, il Rinascimento è finito perché aveva esaurito la sua spinta propulsiva. Quindi i motivi sono tantissimi, non c'è un motivo solo. I periodi hanno un loro apice, poi a un certo punto le cose cambiano. E quindi gli artisti che sono venuti dopo, che cosa dovevano fare? L'unica cosa che potevano fare era copiare i giganti che li avevano preceduti. Michelangelo e Filippo Brunelleschi, questi, cosa dovevano fare? Dovevano, sì, cercavano di imitare queste cose. E quindi sostanzialmente facevano delle opere alla maniera dei artisti del Rinascimento. Da qui è nato il termine manierismo. Il manierismo è stata una corrente, diciamo così, artistica nata a Firenze, poi si è diffusa un po' qua e là, in cui ci si rifaceva agli artisti, ai grandi maestri del Rinascimento. Poi pian piano però se ne sono allontanati, perché non c'era più quel riferimento ideale con l'arte classica, capite? C'era un po' di... E quindi le opere di questo periodo, che è corrispondente al manierismo, perdono quella attinenza ai canoni classici. Le statue si contorgono tutte, le figure dal punto di vista anatomico si deformano, perché c'è una ricerca del perfezionismo della tecnica, diciamo così, no? E qui io, su questa diapositiva che voi vedete, ho rappresentato alcune opere significative del momento culturale in cui nasce il Ponte di Santa Trinità, così come noi lo si conosce oggi. Al centro vedete la statua di Nettuno dell'Ammannati, che sta in Piazza Signoria, e quindi chi è venuto a Firenze l'ha sicuramente vista, che ai fiorentini non è mai piaciuta. Infatti a Firenze non si chiama il biancone. Biancone è un termine dispregiativo per dire che l'unica cosa che c'ha è una statua di marmo e bianca. Per il resto, sapete che noi toscani siamo terribili, siamo estremamente sarcastici nei nostri commenti e nelle nostre cose. No, non è che sia un capolavoro, diciamo così, come il Davide di Michelangelo, insomma, povero Ammannati, ha fatto beh, certamente un'opera molto bella, a me piace tantissimo, è il Ratto delle Sabine del Gian Bologna, che è quello che vedete a destra. È nella loggia dei Lanzi ed è un'opera sempre di un artista di quel periodo, Gian Bologna, che a mio parere è veramente molto bella. Però vedete come i corpi sono tutti abitati su se stessi, no? C'è un contorsionismo che non fa parte della cultura del Rinascimento, no? Qui siamo già un po' fuori, senza poi dire il quadro che vedete all'estrema sinistra, che è del Parmigianino. E si chiama la Madonna dal collo lungo. Il motivo per cui si chiama così, immagino che lo capite subito. Come vedete, le proporzioni dei corpi sono estremamente esaltate. Questa figura di questa Madonna c'ha un collo che non è un collo naturale, è molto più lungo di quello che dovrebbe essere. Senza parlare poi di Gesù Bambino, che sembra un ragazzo di 18 anni, no? Vedete com'è grande, no? È grosso. Cioè, sostanzialmente si devia completamente dai riferimenti classici che avevano gli artisti del Rinascimento. Qui pian piano ci si allontana,
poi dopo arriverà il barocco e così via. Però si vive in questo periodo di mezzo, che si chiama manierismo, è stato bistrattato, è stato detto di tutto di questo periodo. Però, d'altra parte, no, che cosa potevamo fare di più di quello che era stato fatto durante il Rinascimento? Poveracci, hanno fatto del loro meglio. Per cui, questo è comunque il ponte. Il ponte c'è e possiamo andare avanti. Quindi, questo è il nostro ponte. È il nostro ponte. E le cose, va tutto bene. Effettivamente, la Mannati, che sembra che abbia fatto, costruito questo ponte in base a dei disegni fatti da Michelangelo. Però, insomma, la certezza non c'è. Però, comunque sia, certamente aveva delle forme estremamente moderne, estremamente moderne. Costruito in pietra. La pietra si chiama pietra forte. La pietra forte è una pietra scura, marrone, insomma, è un'arenaria molto fine. Tutti i monumenti di Firenze sono fatti di questa pietra, Palazzo Vecchio. Se voi andate lì, vi accorgete che questa pietra è utilizzata per tutti i palazzi storici di Firenze, è questa pietra. Quindi questo ponte regge alle piene. Non ha avuto più il benché minimo problema. E quindi dove arriviamo? Arriviamo alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi pensate quanto tempo questo ponte aveva passato senza danni. Arriviamo alla Seconda Guerra Mondiale. Anche qui, per diciamo inquadrare un attimo la situazione e gli eventi, che poi porteranno, come vedremo, a un evento disastroso, ripercorriamolo un attimo brevemente. Siamo al 1943. 1943, la Seconda Guerra Mondiale ha già subito una svolta abbastanza decisiva. Le potenze dell'asse tedeschi-italiani stanno perdendo, si stanno ritirando. Ai primi di luglio del 43 gli americani sbarcano in Sicilia e dilagano, resistenza scarsissima. Il 25 dello stesso mese, si svolge una seduta del Gran Consiglio del Fascismo a Roma, in cui Mussolini viene messo in minoranza. Su un incarico, diciamo, del re, sostanzialmente di Vittorio Emanuele III, Mussolini viene sfiduciato, viene arrestato, mandato in Abruzzo, sul Gran Sasso, poi lì sarà liberato dai tedeschi, che lo porteranno nell'Italia settentrionale a fondare la Repubblica di Salò. Comunque, diciamo, Mussolini esce di scena. Finisce la guerra? Assolutamente no. Subentra un militare, il maresciallo Badoglio, la guerra continua. Continua per poco, però, perché l'8 settembre del 1943 il maresciallo Badoglio firma l'armistizio con gli angloamericani e quindi l'Italia non è più in guerra. Non è più in guerra. È finito tutto, magari. Ovviamente, un minuto dopo la firma dell'armistizio, i tedeschi scendono dal Brennero e occupano tutta l'Italia, naturalmente. E quindi qui il territorio italiano ha dovuto subire una guerra terribile proprio dal 43 in poi. Quindi gli angloamericani avanzano lungo la penisola senza incontrare grossissime resistenze, se non in linee difensive che i tedeschi avevano posto trasversalmente all'Italia. Ogni tanto loro si fermavano e si arroccavano lì, come è successo a Monte Cassino. A Monte Cassino, prima di Roma, i tedeschi avevano realizzato una linea difensiva che si chiamava linea Gustav, e lì si sono arroccati ha causato questa cosa anche la distruzione dell'abbazia di Monte Cassino.
Chiaramente le forze tedesche non erano in grado di respingere gli angloamericani, ma ritardare l'avanzata, questo sì. Però capite bene che pian piano gli angloamericani sono arrivati a Roma, poi sono saliti su, e sono arrivati in Toscana in prossimità di Firenze. E a questo punto che cosa accade? Allora, innanzitutto i tedeschi dichiarano Firenze città aperta. Che cosa vuol dire città aperta? Sapete Roma città aperta, no? Il film famosissimo. Tecnicamente una città, dichiarare una città aperta vuol dire che gli occupanti non oppongono resistenza, si ritirano senza opporre resistenza. Questo è successo a Roma ed è successo anche a Firenze. Firenze è stata dichiarata dai tedeschi città aperta. Gli angloamericani non l'hanno mai dichiarato ufficialmente, ma di fatto hanno considerato Firenze città aperta. Non a caso il centro storico non è mai stato bombardato dagli americani, mentre le periferie, gli americani hanno bombardato tutte le vie di comunicazione italiane in quel periodo. Strade, ponti, ferrovie, linee di comunicazione, tutto raso al suolo. Ma il centro storico di Firenze non è stato bombardato. Non è stato bombardato. E tanto comunque i tedeschi non avevano interesse ad arroccarsi a Firenze. Loro sapevano che si sarebbero fermati sull'Appennino. Sull'Appennino loro stavano predisponendo una linea difensiva che si chiamava linea gotica, l'ultima linea difensiva. Da lì non si sarebbero dovuti muovere, dovevano restare lì. Quindi loro, diciamo, non è che avessero interesse a combattere per Firenze, non gliene fregava niente sostanzialmente. C'è un però. Loro dovevano necessariamente rallentare l'avanzata degli alleati. E nonostante che si sta parlando del 1944 a questo punto, quindi eserciti moderni, però i fiumi sono sempre un problema da attraversare. Sono sempre un problema. Quindi rallentare l'avanzata angloamericana dovevano necessariamente distruggere tutti i ponti di Firenze. Non avevano altra scelta se volevano rallentare l'avanzata. E quindi che cosa accade? Accade che poi siamo nell'agosto del 44, primi d'agosto, e i tedeschi cominciano a portare via le persone, a fare sfollare le persone dai quartieri prospicenti i ponti di Firenze. Le portano tutte a Palazzo Pitti, in Boboli, quindi non è che le lasciano in casa e le fanno saltare in aria. E hanno l'ordine di distruggere tutti i ponti di Firenze, escluso il Ponte Vecchio. Quindi il maresciallo Kesselring, che era il comandante in capo dell'esercito tedesco in Italia, da loro distruggere tutti i ponti, escluso il Ponte Vecchio. Perché? Perché il Ponte Vecchio era piaciuto tantissimo a Hitler quando era venuto in Italia nel 1938, anche a Firenze. Era rimasto colpito da questo ponte. E quindi dette l'ordine di non distruggere il Ponte Vecchio, ma per impedire che sul Ponte Vecchio passassero dei mezzi corazzati, dette l'ordine di distruggere tutti i quartieri adiacenti al ponte. E in questo modo forse ha fatto un danno ancora maggiore che non la distruzione del ponte stesso. Comunque, questo è. E arriviamo a quella che è considerata da tutti, dagli storici, la notte dei ponti, la notte fra il 3 e il 4 agosto del 1944. I fiorentini che dormono a notte fonda sentono dei boati terrificanti che scuotono la notte, e la mattina dopo si alzano, escono e si trovano in un paesaggio surreale. Mezzo centro storico non esiste più, è un cumulo di rovine. I ponti non ce n'è, a parte il Ponte Vecchio, poi gli altri sono tutti distrutti. I tedeschi li hanno minati e li hanno fatti saltare in aria. E sembra che il Ponte Santa Trinita non sia crollato, nonostante le mine.
hanno dovuto mettere delle altre per farlo definitivamente a quel punto crollare. Quindi Firenze rimane solo in Ponte Vecchio. Infatti l'unico modo per passare da una parte all'altra nel fiume era percorrere il corridoio vasariano. Il corridoio vasariano, sapete, che è un corridoio che parte da Palazzo Vecchio e arriva a Palazzo Pitti passando attraverso il museo della Galleria degli Uffizi, il Ponte Vecchio e poi arriva in Palazzo. Quello era rimasto l'unico modo per passare da una parte all'altra della città. Quindi il ponte di Santa Trinita, questa volta non è stata la piena, ma è stata la dinamite che ce l'ha buttato giù. E quindi, però, i fiorentini sono piuttosto tosti, per cui subito finita la guerra, nascono subito dei comitati per ricostruire il ponte. Il ponte di Santa Trinita, non solo ricostruirlo, ma ricostruirlo esattamente come era fatto e nello stesso punto, naturalmente. Come era il comitato che nacque subito dopo la guerra, il ponte doveva essere ricostruito esattamente come era. E da lì, naturalmente, vi potete immaginare, iniziarono le discussioni su come farlo, per farlo come era, perché il ponte non c'era più, capite bene, farlo come era, che sì, va bene, a dirlo se va presto, ma a farlo. E l'idea era quella di fare un ponte in cemento armato, coperto con le pietre originali del ponte, recuperate dal fiume, eccetera. Ma questo incontrò delle resistenze notevoli da parte dei fiorentini. Mentre questa idea soprattutto era del governo centrale, i fiorentini erano estremamente contrari a questa prospettiva. Loro volevano ricostruire il ponte esattamente come era fatto. Questo sostenuto anche da architetti piuttosto importanti. Un'opera d'arte non è solo l'aspetto esteriore, che la fa opera d'arte, ma è anche l'aspetto interno. Quindi il ponte non poteva essere un ponte in cemento armato, doveva essere ricostruito esattamente con le stesse tecniche e la stessa struttura che aveva prima della distruzione. No? E qui alla fine vinse questa seconda ipotesi. Tramontò l'ipotesi, per fortuna, del ponte in cemento armato, e i fiorentini l'ebbero vinta. Il ponte sarebbe stato ricostruito esattamente come era, anche internamente. E però a quel punto lì va bene, ok. E come si fa? Che geometrie avevano le arcate del ponte Santa Trinita? Voi capite che delle geometrie di queste arcate così particolari se ne discuteva già da tempo, già ne parlavano nell'Ottocento di queste geometrie, però nell'Ottocento non avevano gli strumenti per misurarlo, per cui facevano delle congetture, quasi tutti dicevano, si vede che questo ponte, le arcate adesso sono delle parabole, però non lo potevano verificare, capito? Dopo la guerra gli strumenti li avevano, ma non avevano più il ponte. Ci manca sempre qualcosa. Prima c'era il ponte, ma non le tecnologie. Dopo ci sono le tecnologie, ma non c'è più il ponte. E quindi, chiaramente, è lì come si fa. Come si fa? E c'erano diverse scuole di pensiero. C'era chi sosteneva che il ponte erano degli archi di parabola. E quindi nacque l'arco di parabola. L'arco di parabola, la parabola, qui bisogna un attimino, senza entrare troppo in aspetti un po' troppo matematici, però noi queste figure, queste geometrie, queste curve, chi ce l'ha raccontate? Ce l'ha raccontate
Apollonio da Perga. Apollonio era un matematico greco, del secondo secolo avanti Cristo, che ci ha scritto, per fortuna ci è arrivato, lui ci ha lasciato un libro che si chiama appunto Le Coniche. Che cosa sono le coniche? Voi immaginate di prendere un triangolo rettangolo, lo fate ruotare intorno a uno dei due cateti, lo fate ruotare e cosa avete? Ci avete un cono retto, un cono ci avete. Se io questo cono lo seziono con un piano parallelo alla base del cono, va bene? Che cosa c'ho? C'ho una circonferenza. C'ho una circonferenza. Un piano parallelo alla base del cono, una circonferenza. Chiaramente, maggiore o minore è la distanza dalla base del cono, avrò diametri diversi, cerchi con diametro diverso, però è un cerchio. Se io questo piano lo inclino un po', cambia la figura geometrica, diventa un'ellisse. Diventa un'ellisse. Se io lo inclino ancora di più questo piano e lo faccio passare per la base del cono, a questo punto ho un'iperbole. No, una parabola, scusate. Questo è in azzurro, è una parabola. Se poi il piano lo metto parallelo all'asse del cono, a quel punto c'ho un'iperbole. Quindi c'ho tutta una serie di figure che sono tutte descritte in questo volume, Le Coniche, di questo grande matematico greco. E quindi l'ipotesi che le arcate del ponte di Santa Trinita potessero essere degli archi di parabola. Questo qua che vedete sulla vostra sinistra, o destra, non so qui se c'è specchiamenti strani, ma insomma, comunque, questo è un arco di parabola. L'Ammannati conosceva questa opera di Apollonio. Sì, la poteva conoscere perché proprio in quel periodo fu pubblicato un volume con una traduzione in latino dell'opera originale d'Apollonio, che era ovviamente in greco. Quindi sostanzialmente lui quest'opera poteva anche averla letta. Ma come si fa a disegnare un arco di parabola? Poi di quella dimensione, non un archettino, la dimensione 30 metri di luce di un arco. Un modo è quello della cose, involuzione delle tangenti, delle tangenti. Quindi se io, allora, se voi prendete un foglio di carta, va bene, un foglio di carta, e ci fate un asse orizzontale, un asse verticale, va bene, e lo dividete in 10 parti, foglio quadrettato, riga di legno assolutamente, no, anche se non è di legno va bene lo stesso, però. Stavo scherzando, naturalmente, qualsiasi riga va bene, ma insomma è classico, lo dividete in 10 parti e poi nell'asse orizzontale collegate l'1 con il 9, il 2 con l'8, il 3 con il 7 e così via, no? Il 5 con il 6. Che cosa voi avete? Avete costruito un inviluppo di tangenti. L'inviluppo di tangenti, vedete queste tangenti qui, che cosa mi rappresentano? Mi approssimano una curva. Questa qui è una parabola, per l'appunto. Quindi io posso costruire un arco di parabola per inviluppo di tangenti in questo modo. Voi capite però, era in grado l'Ammannati di seguire una tecnica del genere su degli archi così grandi? Insomma, no, è una cosa non
non banale, a quei tempi lì. E quindi però c'era un'altra ipotesi, c'era un'altra ipotesi che diceva no, allora loro non hanno utilizzato la parabola, che è difficile da realizzare, ma hanno realizzato un'altra figura che diciamo è simile alla parabola, è simile alla parabola, ma si discosta un po' da questo schema, diciamo così. Perché voi dovete sapere che le curve coniche possono essere rappresentate tutte con un'equazione algebrica, mentre ci sono delle curve che un'equazione algebrica non sono in grado di rappresentarle. Una di queste è la curva catenaria, cosiddetta catenaria, che appartiene a un insieme di curve che sono dette trascendenti. Perché catenaria? Perché se io metto due chiodi a un muro, io metto due chiodi a un muro alla stessa altezza, ci appendo una cordicella, una catenella abbastanza leggera, la catenella si predispone con una geometria che non è una parabola. Vicino, ma non è una parabola. E appunto gli è stato dato il nome di catenaria proprio perché la si realizza molto facilmente semplicemente appendendo due chiodi a una parete e mettendoci una catena appesa. La geometria che segue la nostra catena è una catenaria che ha delle caratteristiche molto interessanti. Per esempio, il peso che sostiene è distribuito uniformemente su tutta la linea su tutta la curva della catenaria. Quindi voi immaginate un ponte, realizzare un ponte con degli archi di catenaria vuol dire costruire una struttura estremamente stabile, estremamente stabile. Quindi l'architetto Gizdulic, che è Riccardo Gizdulic, che era, diciamo così, stato incaricato di ricostruire il ponte di Santa Trinità, lui è convinto che questi archi non sono delle parabole, ma sono degli archi di catenaria e naturalmente lo vuole dimostrare. E lui costruisce un arco di catenaria della dimensione che dovrebbe avere sul ponte, quindi molto grande, molto grande, e confrontandolo con delle fotografie degli alinari, quindi con il ponte prima della distruzione, questa geometria si accorda perfettamente. Quindi in realtà l'Ammannati, nonostante che non sapesse niente della curva catenaria, però lui sapeva che se appendeva due chiodi a una parete e ci metteva una catenella, veniva su una curva che era strepitosa, con delle caratteristiche straordinarie. Poi la curva catenaria è stata descritta da Bernoulli alla fine del Seicento, da Leibniz, è stata trovata l'equazione che descrive la curva catenaria. Però nel Cinquecento loro si erano accorti che c'era questa geometria simile alla parabola, però molto più efficiente della parabola, capite? E l'avevano adottata, e l'avevano adottata, per cui il ponte è stato ricostruito con delle curve, degli archi di catenaria. Quindi, voi vedete, questo è il ponte visto frontalmente. Vedete che archi particolari che ha, no? Rispetto anche al ponte vecchio, eccetera. Sono degli archi. Quindi, praticamente, qui vediamo il ponte isolato dal contesto, la geometria dell'arcata. Se io la ribalto, la geometria dell'arcata, ecco che io qui ci potrei aver appeso due chiodi. E quindi è fatto proprio come se io appendessi due chiodi a una parete. Questa è la geometria
che è stata seguita per la realizzazione del Ponte di Santa Latina. Poi la catenaria ha delle prerogative incredibili. Per esempio, io potrei costruire una bicicletta con le ruote quadrate e posso andare tranquillamente, pedalare senza nessun problema, basta che il pavimento su cui io vado sia costruito con curve catenarie. Se io faccio un pavimento tutto a bozze, diciamo così, a curve di catenaria, io ci posso andare sopra, come vedete in questo disegnino, con una, è stata anche realizzata naturalmente, quindi non mi ricordo in quale museo è, una bicicletta in cui te, con le ruote quadrate, e te ci vai sopra tranquillamente e pedali senza nessun problema. Poi questa geometria è stata utilizzata moltissimo nel corso poi dei secoli successivi, e anche oggi è utilizzata molto. È stata utilizzata da Gaudì negli Stati Uniti, è praticamente una geometria, una curva che dà garanzie di stabilità veramente molto, molto interessanti. Quindi vedete la ricostruzione del ponte. Capite? Per costruire un ponte io cosa devo fare? Io devo costruire una struttura in legno che abbia la stessa geometria del ponte, la vedete qui sulla sinistra, e poi sopra ci metto le pietre, cominciando sia da destra che da sinistra, dalle due spalle, no? E vado su e ci poggio le pietre su questa struttura fino a che ci metto l'ultima pietra, quella centrale, è la chiave, cosiddetta chiave. Poi cosa faccio? Una volta che ho messo le pietre, io la struttura in legno la posso togliere, e il ponte sta su, da solo. Questa è la tecnica. Quindi, nel caso specifico del ponte di Santa Trinita, siccome c'erano le parti ancora esistenti, ma tutte rovinate dall'esplosione delle mine, le parti originali sono state tutte smontate, consolidate, quindi rafforzate, e rimontate. Per fare questo, naturalmente, le pietre sono state tutte numerate, che sennò io come faccio dopo a ritrovarle il posto dove stavano? Sarebbe impossibile. No. Pietre tutte numerate, poi è stato smontato tutto completamente, consolidato, restaurato l'interno, e poi rimontate le parti originali e poi sopra la struttura del ponte. Ecco qua un'altra immagine. Vengono ritrovate anche le statue nel fiume, perché nel 1608 Cosimo II aveva fatto abbellire il ponte apponendo quattro statue ai quattro angoli del ponte, le statue delle stagioni. Primavera, estate, autunno e inverno. Queste statue sono state ritrovate sul fondo del fiume, è stato ritrovato tutto fuorché la testa della primavera, che è questa qui. Questa non era stata ritrovata, si pensava fosse stata trafugata, per cui fu fatto una ricerca in cui chi ha visto questa signora... Chi ha visto questa signora ce lo faccia sapere e naturalmente lo ricompensiamo. Have you seen this woman? E poi alla fine poi sta ritrovata la testa. Sta ritrovata nel fiume un po' più a valle, è stata ritrovata. E quindi anche le statue sono state ricomposte completamente. E quindi il nostro ponte ha ripreso le sue quattro statue, le sue quattro statue, e delle teste di ariete che erano state apposte sempre nel 1608 da Cosimo II sul ponte a protezione, diciamo, sia simbolo protettivo del ponte. Per cui, diciamo, adesso speriamo che non avvenga qualche alluvione e che comunque sia, insomma, ci teniamo il punto, che naturalmente è un falso, perché
Naturalmente sono state riutilizzate, non sono state riutilizzate le pietre originali del ponte, a parte le parti rimaste, perché erano troppo poche. Le pietre sono state prese dalla stessa cava originale, dove furono prese nel 500 per la costruzione, però il ponte non è più il ponte di prima. Quindi è un falso, di cui si sa perfettamente, è un falso ricostruito con criteri scientifici, senza dubbio, però è un falso. Però questo ci dobbiamo tenere, quantomeno somiglia a quello precedente. Quindi a questo punto andiamo a vedere invece le vicende dell'altro ponte, del ponte di Mostar. Allora, quindi io qui questo interrompo la condivisione. Allora, qui come faccio a... Allora, se faccio... C'è bisogno di fare... A lanciare un altro PowerPoint. Ok. Apri l'altro PowerPoint e poi riparti con la condivisione, come hai fatto prima. Se vuoi chiudi quello, così non ti confonde. Sì. Allora, questo lo chiudo e apro quest'altro. Apro quest'altro, faccio Alt F5, però adesso vi devo condividere il PowerPoint. Allora, allora, condividi schermo, PowerPoint. Condividi. Va buono, va bene anche così, dai. Allora, siamo nei Balcani, innanzitutto. Siamo nella penisola balcanica. Vedete Mostar, lì che si trova all'interno, diciamo, della Bosnia-Herzegovina, che era una delle ex repubbliche della Federazione Jugoslava. Voi dovete tenere presente che i Balcani è una zona di grande, diciamo così, che ha degli aspetti fortemente multietnici, multiculturali e anche multireligiosi. In tutte le città dei Balcani e soprattutto nella Bosnia e Erzegovina voi potete trovare chiese cattoliche, potete trovare chiese ortodosse, potete trovare moschee musulmane. Quindi una zona in cui storicamente, diciamo, queste comunità hanno vissuto in qualche modo assieme senza grossi conflitti o problematiche. E qui si sta parlando di una zona che nel 500 fu occupata dagli ottomani, quindi siamo sotto l'impero ottomano. E Mostar come nasce questa piccola città? Come nasce? Nasce come è nata Firenze, perché qui c'era un vecchio ponte sospeso di legno, un vecchio ponte sospeso di legno, e quindi tutte le persone che si spostavano all'interno dei Balcani e che dovevano attraversare la Neretva, che è il fiume che percorre, che divide in due Mostar, e dovevano passare di qui, perché c'era questo ponte, a quel tempo era un ponte sospeso in legno.
che era già ovviamente anche fortificato. Nel 400 avevano costruito, vedete, queste due torri ai due lati, quindi tutta la struttura intorno a questo ponte sospeso era fortificata. Perché fortificata? Perché chiaramente i ponti hanno una grandissima importanza strategica, perché se io ho un esercito e devo attraversare la Neretva, devo passare di lì, quindi io devo proteggere, il ponte da incursioni e dagli eserciti nemici. Non solo, ma all'attraversamento del ponte posso far pagare una tassa. Perché no? Te vuoi andare sull'altra sponda? Utilizzi questa struttura, questo passaggio e paghi una tassa. In antichità, qualsiasi spostamento che uno faceva, pagava sempre qualcosa, non era mai gratis gli spostamenti. Per cui c'erano delle porte d'accesso, era come se fosse una fortezza. Poi, con l'arrivo degli ottomani, come dicevo all'inizio di questa lezione, uno stato estremamente avanzato dal punto di vista tecnologico, amministrativo, era una grande potenza militare e non solo a quel tempo, e si resero conto che questo ponte in legno, insomma, non era più adeguato, a quella che era il nuovo assetto territoriale che gli ottomani avevano dato alla Bosnia Erzegovina. Per cui, sotto il Solimano il Magnifico, fu dato l'incarico a un architetto, un certo Jaruddin, che era un allievo di un famosissimo architetto ottomano, che era Sinan. Sinan è l'architetto che ha costruito le più grandi moschee di Istanbul, la Moschea Azzurra, a Smirne, insomma, un grande architetto. Uno degli allievi gli fu dato il compito di costruire questo ponte sulla Neretva. E nel 1567 praticamente lui realizza questo ponte. Ad un'unica arcata, con un arco semicircolare, di 29 metri di apertura, riesce, diciamo, a dare a mostrare questo ponte in pietra, bellissimo perché molto elegante. Come vedete, è un ponte completamente diverso dal ponte di Santa Trinita. Non c'è niente a che vedere, è una cosa completamente diversa, ma certamente non meno bella, privo di decorazioni di qualsiasi tipo. Tutta la sua bellezza era questo slancio, questo arco che si slanciava nel cielo e poi arrivava dall'altra parte. Jaruddin lo costruisce, tra l'altro sembra, la leggenda racconta, che non si sa se è vero, ma potrebbe anche essere, al momento in cui è stata tolta la centina, cioè il ponte di legno su cui poggiavano le pietre, lui sia sparito, non si sia fatto trovare, proprio perché temeva che, togliendo il legno, il ponte potesse crollare, naturalmente. E invece poi il ponte è stato chiuso, non solo, ma ha retto anche delle piene. Ha subito diversi terremoti, infatti il ponte si era deformato, non era più una circonferenza, ma aveva subito delle deformazioni. Però fatto sta, insomma, che Mostar ha il suo ponte. E queste sono delle fotografie storiche, diciamo così, di quello che era questo bellissimo ponte in pietra che era stato costruito. Come vedete, si vedono queste fortezze ad ambo i lati del ponte, c'erano delle fortezze con delle vere e proprie porte, per accederci, in modo tale che passava solo chi aveva, diciamo così, chi aveva pagato la cosa. E poi che cosa accade? Purtroppo, che cosa accade ai Balcani dopo la morte di Tito e anche la caduta poi nei primi anni
nel 1990 con le vicende che hanno portato al crollo dell'Unione Sovietica, praticamente la federazione jugoslava si disfa, si scioglie praticamente. Quindi tutte queste nazioni federate insieme, che erano la Slovenia, la Croazia, la Bosnia e Erzegovina, la Serbia, eccetera. Ma soprattutto, diciamo, alcune, la Croazia, la Slovenia, la Bosnia e Erzegovina, proclamano la loro indipendenza dalla Federazione Jugoslava. E questo determina immediatamente una guerra fratricida, perché soprattutto l'esercito, era tutto serbo, sostanzialmente era la Serbia che dominava un po' tutte le altre repubbliche. Quindi l'esercito serbo, quindi l'esercito federale jugoslavo, ha tentato di impedire con la violenza agli altri paesi di rendersi indipendenti. Ci ha provato, però alla fine poi non ci è riuscito, perché come sapete benissimo, ad oggi abbiamo diversi stati, non si parla più di Jugoslavia, ma si parla di stati indipendenti. Questa che vedete, questa immagine qui, è l'immagine di un colpo di mortaio sull'asfalto, e ce n'è a Mostar, quando sono andato io, le prime volte, ce n'erano uno ogni 4-5 metri, di bombe di mortaio esplose nell'asfalto. La città di Mostar, cosa accade a Mostar? In tutto questo scatafascio, diciamo così, dell'ordine jugoslavo. La città di Mostar viene attaccata, perché ovviamente la Bosnia e Erzegovina dichiara l'indipendenza, e l'esercito federale serbo attacca Mostar, la bombarda e la conquista praticamente tutta. E qui già i primi danni, i primi bombardamenti, i primi morti, eccetera. Ma i bosniaci, cioè le milizie bosniache, aiutate dai croati, riescono a respingere le forze serbe, a cacciarle dalla città. E quindi sembra che la situazione finalmente si stabilizzi. Purtroppo, che cosa accade? Accade che a un certo punto i croati attaccano i bosniaci. Perché croati cattolici, bosniaci musulmani. Quindi a questa guerra fratricida si sovrappongono anche odi religiosi. E qui veramente accade delle cose terrificanti. In questo scontro, diciamo così, all'interno della città, la città resta divisa in due. È divisa in due. Dalla parte occidentale stanno i croati, e dalla parte orientale stanno i bosniaci, che si bombardano dalla mattina alla sera, distruggendo tutta la città. Soprattutto i croati distruggono la parte musulmana, che è la parte, diciamo, storica, della città. E qui vedete, quando io dico che i simboli sono più importanti della realtà, se voi andate a chiedere a qualsiasi giornalista il ponte di Mostar, Ponte di Mostar dice sì, c'era una sponda che stava nella parte croata e l'altra sponda che stava nella parte musulmana, bosniaca. E quindi c'è questa immagine, no, del ponte, che stava, diciamo, nel mezzo. Cioè, non è così. E non c'è verso. Io in tanti anni non c'è stato modo di far capire che in realtà il confine non passava da lì. Questo, il confine passava da questa lì. Questo è il ponte. E questa era la linea di confine che passava lungo un viale, quello era il boulevard. Questo era il confine, la linea di confronto, la frontiera, diciamo, la zona in cui si contendevano i combattenti sul terreno. E il ponte era tutto in zona musulmana. Però, capite, non è la stessa cosa dal punto di vista simbolico, no? Dal punto di vista simbolico piace molto di più che una sponda del ponte sia in mano ai croati e l'altra sponda in mano ai musulmani, e quindi tutto va a posto
Ma la realtà non era quella, non c'è niente da fare. In realtà il ponte era tutto nella zona controllata dai musulmani. Poi il 9, qui il video è sbagliato, ma il 9 novembre del 1993 il ponte viene bombardato, sono giorni che bombardano il ponte croati, c'è un carro armato che spara da una direzione in parallelo sul ponte, sparano finché non lo fanno crollare. Siete riusciti a vedere il video? Quello è un video Sì, che ho trovato. terribile, terribile, è come guardare un omicidio, come guardare un assassino. Sì, poi vi potete immaginare, per me tutte le volte che guardo questo video mi vengono le lacrime agli occhi, perché alla fine. Per me quel ponte è stato un pezzo di vita, per cui vederlo distrutto, poi per fortuna vederlo anche ricostruito, insomma, mi emoziona sempre, non c'è niente da fare. Vedete, questa è una foto di quello che era Mostar subito dopo la guerra. Vi garantisco, a me sembrava di essere a Pompei. Se voi vedete questa foto, non c'è un tetto di una casa, eh? Cioè, il centro storico era Pompei. Pompei dopo l'eruzione del Vesuvio. Non c'era corrente elettrica, non c'era acqua, non c'era luce. Era veramente una città spettrale, spettrale. Qualsiasi giardino della città, siccome non potevano fare altrimenti, era pieno di tombe. Tutti i giardini erano cimiteri. Questa foto che vedete sulla destra è un pulmino per i bambini, per le scuole, no? Qui è proprio la linea di confronto, che lungo diciamo, laddove si confrontavano e si sparavano i musulmani, i bosniaci e i croati, e lì veramente le distruzioni sono state terrificanti. Per scattare queste foto. Ho dovuto anche rischiare un po' perché chiaramente c'erano sempre i cecchini croati che avevo un giubbotto con scritto UNESCO dietro e quindi speravo che questo mi garantisse in qualche misura il fatto che i cecchini croati non mi avrebbero colpito e in effetti devo dire che nessuno mi ha sparato addosso. Però la città era veramente massacrata dalle bombe, dai razzi, dai colpi di mitragliatrice. Non c'era rimasto in piedi, non c'era rimasto in piedi niente. Io, per esempio, questa è una foto storica, e questa è una foto presa dallo stesso punto di vista dopo la guerra. Come vedete, non c'è più niente sostanzialmente. Minareto scomparso, moschea scomparsa, la cattedrale ortodossa che era
era, se vado indietro, vedete qui c'è una cattedrale, no? Qui questa è una moschea con il minareto, non c'era rimasto niente. Questa che vedete in alto è una granata di mortaio inesplosa che è rimasta infilata nell'asfalto, della città. Per cui cercavamo di non calpestarla perché chiaramente non si sa mai, però cioè veramente la guerra è la cosa in assoluto peggiore che l'essere umano possa fare. Queste sono delle distruzioni di moschee. Sempre dettagli di monumenti, di moschee danneggiate, distrutte. I murales, la città dopo la guerra si è riempita di murales e di graffiti molto molto belli, che io essendo lì per lavoro ho cercato di documentare. E la pace, voi tenete conto, Mostar era una piccola città divisa in due da un confine in cui da una parte ci sono targhe delle auto di un certo tipo e dall'altra parte targhe di tutt'altro tipo. E non si poteva passare da una parte all'altra. Uno in taxi doveva arrivare al boulevard, al checkpoint, scendere da quel taxi, attraversare il checkpoint e prendere un taxi dall'altra parte. Non si sta parlando di New York, si sta parlando di una cittadina di 10.000 abitanti. A esagerare, capite? E la pace, che poi alla fine, per fortuna, nel 94 fu trovata, venne garantita e lo è tuttora garantita dalle forze di interposizione europee. In questo caso sono i nostri amici spagnoli, le camionette dei nostri amici spagnoli che garantiscono, diciamo, che sia mantenuto la pace. E poi pian piano la vita rinasce naturalmente sulle rovine. Un venditore di tappeti. E il ponte chiaramente l'avete visto, è crollato. Che cosa è successo? La prima cosa che hanno fatto, ci hanno costruito una passerella. Sostanzialmente sono tornati alla situazione prima del 1500. Perché comunque sia attraversare una città senza ponti, guardate che è un problema, un grosso problema. Un grosso problema, non c'è la possibilità, siccome il ponte di Mostar è tutto nella parte bosniaca, loro volevano ovviamente avere la possibilità di attraversarlo e fu costruito all'inizio un ponte sospeso, un piccolo ponte sospeso, che quantomeno i pedoni lo potevano attraversare. Quindi le foto di sopra sono il ponte com'era e poi di sotto quello era rimasto subito dopo la guerra. Queste sono le due spalle. Vedete che gli ottomani l'avevano costruito lasciando dei grandi spazi vuoti all'interno. Questo per un motivo molto semplice, per alleggerire la struttura. Cioè non avevano riempito tutto di sassi, no, avevano lasciato degli spazi vuoti in modo tale che la struttura era più leggera. Questo che vedete è un trampolino, va bene? Perché c'è una tradizione a Mostar in cui i ragazzi, i giovani, per entrare, diciamo così, a far parte del mondo degli adulti, si tuffavano, e adesso si tuffano di nuovo dal ponte nel fiume. E vi assicuro che è una cosa che fa spavento. Io non so veramente come facciano a tuffarsi da quell'altezza nel fiume, perché poi nel fiume c'è solo un punto dove loro si possono tuffare, perché altrimenti sbattono la testa nelle pietre, ovviamente. Quindi devono centrare esattamente un pezzetto di acqua in cui loro hanno la possibilità di. Però questa cosa, anche senza il ponte, hanno fatto un traliccio in ferro per potersi comunque tuffare. Questo siamo subito dopo la guerra. E poi, naturalmente, la vita rinasce. Dalle rovine, pian piano,
con la guerra, con lo stop, diciamo così, alle ostilità, pian piano la vita rinasce. E nel 2000, UNESCO promuove la ricostruzione del ponte di Mostar laddove era e esattamente com'era. Perché? Perché ci fu una richiesta specifica delle autorità della Bosnia e Erzegovina di riavere questo ponte laddove stava e esattamente com'era. Proprio una richiesta specifica su questo, perché capite, il ponte di Mostar sta sulla bandiera della Bosnia e Erzegovina. È un simbolo, eh? Vedete come i simboli tornano sempre, no? I ponti sono dei simboli, non c'è niente da fare. Loro l'avevano nella bandiera, capite? Per loro era il simbolo dell'identità nazionale. E ci fu quindi questa richiesta. Allora, cosa accade normalmente? Questo a prescindere anche dal ponte di Mostar, ma in generale, quando c'è una richiesta specifica di un paese, viene fatta una raccolta di fondi, perché ovviamente costa ricostruire un ponte. Quindi ogni paese dona quello che può donare, naturalmente. L'Italia ha donato tantissimo per la ricostruzione di questo ponte, la Francia, la Germania, l'Inghilterra, tutti i paesi hanno fatto una. Questi soldi a chi vanno? Naturalmente vanno alla Banca Mondiale, che è la struttura finanziaria, diciamo bancaria, che gestisce i fondi delle Nazioni Unite. Quindi i fondi dei paesi donatori vanno alla Banca Mondiale, che è l'ente delle Nazioni Unite preposto alla gestione delle donazioni. Le amministra, insomma. No. Poi è chiaro, la Banca Mondiale non ha competenze specifiche nei settori. Se vengono dati dei soldi per le scuole dei bambini, quindi c'entra di mezzo UNICEF, ma la Banca Mondiale non è che ha competenze in quel settore lì, come non ha competenze nel settore dei beni culturali. Quindi che cosa fa? La Banca Mondiale incarica l'ente competente delle Nazioni Unite per questo scopo, che naturalmente è UNESCO. UNESCO è un'agenzia delle Nazioni Unite che ha competenza nel settore della salvaguardia dei beni culturali materiali e immateriali. Quindi la Banca Mondiale incarica UNESCO di promuovere, diciamo così, uno staff tecnico, di fare una gara internazionale in modo tale da poter gestire poi questo progetto che vada a compimento nel modo migliore possibile, sempre con continui controlli, naturalmente a vari stati d'avanzamento. E questa gara internazionale fu vinta per l'appunto da una società fiorentina di cui io facevo parte, la General Engineering, che vinse, diciamo così, il progetto per la ricostruzione del ponte di Mostar. Naturalmente in progetti di questo tipo che cosa accade? Ogni scelta che viene fatta c'è un comitato scientifico che la valuta, e la approva o la disapprova. Quindi è una struttura molto complessa. Poi c'è la Banca Mondiale che ovviamente controlla che i fondi vengano spesi, nel modo corretto, a garanzia dei donatori, naturalmente. Quindi è un'organizzazione molto complessa. Che però funziona abbastanza bene e funziona per qualsiasi tipo di problematica, naturalmente. In questo caso sono monumenti, ma potrebbe essere, che so, i profughi, cioè l'UNHCR, che è l'Agenzia delle Nazioni Unite, che si occupa dei profughi. Quindi ogni settore delle Nazioni Unite ha il suo ente dedicato a quello. E quindi a noi ci siamo trovati a dover ricostruire questo ponte, fare il progetto di ricostruire esattamente come era e dove era. Com'era, capite? Anche con le deformazioni che aveva. Questo è stato un compito da far tremare i polsi a molti, noi per primi, però andiamo avanti.
Noi in questi casi che cosa si fa? Il ponte non c'è più. Quindi non è che si può misurare il ponte. Il ponte non c'è più. Non si può misurare niente. Non c'è niente di deterministico che io posso verificare, capite? Quindi più che un compito tecnico diventa un compito storico anche. Io cosa devo fare? Devo andare a vedere che documentazione ho io per poter ricostruire questo ponte. Che documentazione storica, naturalmente, perché il ponte non c'è più. E andando a vedere, ci siamo accorti che questo ponte c'erano due disegni, io li chiamo rilievi, però perdonatevi, per farvi capire meglio li chiamerò disegni. C'erano due disegni, uno degli anni 50, redatto negli anni 50, e uno redatto negli anni 80. Ora, quando si fanno delle operazioni di questo genere, considerato tutto, è meglio sempre avere un'unica fonte. Perché? Perché è quella, non c'è altro, e quindi si deve prendere per buona. Ma quando ce ne sono due di fonti, nascono i problemi, soprattutto se, come in questo caso, le due fonti sono discordanti. Perché se una dice una cosa e una dice un'altra, e diventa un grosso problema. Io non posso scegliere perché mi sta più simpatico una versione rispetto all'altra. Io al comitato scientifico devo documentare e argomentare il motivo per cui io discrimino una scelta rispetto all'altra. E quindi è nato un grande lavoro per andare a capire in questi due disegni cosa poteva essere corretto e cosa poteva essere sbagliato. Capite? Quindi diventa una cosa abbastanza impegnativa che ora vediamo. Cioè, questo è il ponte, quelle che vedete disegnate sono le parti che erano rimaste, no? E quella in grillo, quello che dovevamo ricostruire. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto benissimo, il rilievo degli anni 50 è quello più vecchio. Erano stati fatti dei ponteggi, era stato fatto un restauro del ponte, quindi dei ponteggi in metallo, tali che le persone potevano arrivare, andare proprio a toccare pietra per pietra. E loro hanno fatto un disegno disegnando pietra per pietra tutto il ponte, sia a monte, a valle, insomma, tutto pietra per pietra. Benissimo, bellissimo lavoro, stupendo. Ok, il rilievo degli anni Ottanta, quindi quello molto più moderno, invece era un rilievo fotogrammetrico. Cosa vuol dire fotogrammetrico? Vedete la parola fotogrammetria, vuol dire metodo per misurare, che consente di misurare le fotografie. Una tecnologia che scattando delle fotografie io riesco a poter fare un disegno geometricamente corretto di quello che io ho fotografato. Questa è la fotogrammetria. E quindi naturalmente benissimo, anche quello perfetto, però quello degli anni 50 hanno disegnato pietra per pietra. Tenete conto che su questo ponte le pietre erano molto vicine l'una alle altre, eh? Non c'era molta malta, quindi non era facilissimo a distanza discriminare, capire dove finiva una pietra e ne iniziava un'altra, per intendersi, capite? Quindi loro invece erano lì accanto, l'hanno disegnate tutte, però facendo in questo modo voi capite bene che le pietre l'hanno disegnate tutte. Ma le misure complessive potevano essere anche affette da qualche errore, perché voi capite bene, mezzo centimetro qui, mezzo centimetro là, un centimetro più, un centimetro meno, arrivo in fondo, e magari. Il rilievo degli anni Ottanta, che era un rilievo fotogrammetrico, io sono andato ad indagare per capire che strumentazione avevano utilizzato, se avevano rispettato determinati standard qualitativi, ho visto che avevano fatto un bellissimo lavoro. Però avevano fatto delle fotografie
molto distanti, tipo queste che vedete, per intendersi. E quindi da quella distanza, magari le geometrie complessive le potevano vedere molto bene, ma le divisioni tra una pietra e l'altra potevano anche non vederle altrettanto bene. Capito? Capite qual era il discorso? Quindi che cosa ho detto io, che considerazione ho fatto? Ho detto, benissimo, le divisioni tra una pietra e l'altra sono sicuramente più attendibili quelle del rilievo degli anni 50. Le misure complessive ha molto più affidamento il rilievo fatto invece fotogrammetrico degli anni 80. Va bene, voi capite, no? Io sono andato ad individuare laddove stava il buono in un disegno e laddove stava il buono nell'altro disegno. Se io prendo un programma di calcolo, ci metto tutto dentro, va bene, e do priorità ai dati degli anni 50 per la misura delle singole pietre e alla geometria generale invece do una maggiore priorità a quelle degli anni 80, nessuno mi garantisce che quello è il ponte di Mostar come era prima della distruzione. Nessuno. Però con gli elementi che io ho, quella è l'unica strada scientificamente corretta per poter... Quindi è il ponte più vicino possibile a quello che era l'originale. Questa è la considerazione che è stata fatta. Però, come succede nel lavoro degli storici, c'è un famoso aneddoto di Marc Bloch, che è stato uno dei più grandi storici del Novecento francese, che scriveva a un suo amico e collega Lefebvre e gli diceva: sai, vedi, il nostro lavoro, noi facciamo un lavoro di giudici. E quell'altro gli risponde: ma che cavolo dici, giudici? Noi non giudichiamo mai assolutamente niente, ma che stupidaggini dici? E lui dice: no, guarda, non ci siamo capiti. Io parlavo di giudice inquirente, non giudicante. Cioè, il lavoro dello storico è un lavoro che ha caratteristiche proprio forensi, capito? Cioè, è un lavoro di ricerca in cui io ho trovato il colpevole, ma devo anche trovare il movente. Quindi perché negli anni Ottanta hanno fatto un rilievo così distante da non riuscire a vedere le divisioni tra una pietra e l'altra? Io questo lo dovevo capire, non potevo lasciarlo così. Quindi studiando il rilievo che loro avevano, le problematiche, mi sono accorto che cosa succede. Rilievo fotogrammetrico, io devo avere la sovrapposizione tra un fotogramma e l'altro scattati da due punti di vista diversi, va bene? È indispensabile e devo trovare dei punti in comune tra un fotogramma e l'altro distribuiti in un certo modo. E io mi sono accorto che se loro avessero fatto un rilievo fotografico ravvicinato, avrebbero avuto delle porzioni molto piccole di ponte nelle fotografie. Avrebbero avuto grandi spazi di cielo, mentre facendo delle fotografie da lontano avrebbero avuto punti posizionati sulle due spalle e su tutta la superficie del ponte. Quindi dal punto di vista geometrico veniva fuori un lavoro molto, ma molto più efficiente. Non potevano avvicinarsi, non lo potevano fare, non avevano scelta. Quindi io ho dovuto capire anche il perché loro avevano fatto queste scelte. E in questo modo, naturalmente, questo materiale è stato sottoposto a tutta una serie di considerazioni in cui qualsiasi scelta, capite, qualsiasi scelta, se si utilizza un metodo scientifico di lavoro, qualsiasi scelta deve essere motivata e documentata. Nessuna scelta può essere così, perché uno si è svegliato una mattina. No, uno la deve documentare. Poi potrà essere giusta, sbagliata. Questo
la storia lo dirà, però deve essere tutto documentato. Quindi, voi capite, è stato messo in un programma di calcolo tutti questi dati e ne è scaturito poi un disegno del ponte. Sarà quello vero? Sarà esattamente come era? Beh, certamente noi abbiamo fatto del nostro meglio. Il ponte originale non esiste più. Ci sono i pezzi, i grandi blocchi, diciamo, nel fiume che sono stati estratti, tirati fuori. Quindi quello è il ponte di Mostra. Questa è una copia ricostruita con metodo scientifico, questo sì. È stata ricostruita con nuove pietre prese dalla stessa cava, perché io ho fatto uno studio per vedere se era fattibile il riutilizzo delle pietre originali del ponte e mi sono accorto che ricollocabili erano solo il 10-15% delle pietre. Quindi era una strada impercorribile. Quindi il ponte è stato ricostruito con la stessa identica tecnica del 500, con le stesse deformazioni che aveva nel 500, ma con pietre nuove, prese dalla stessa cava che fu utilizzata per la costruzione originale. Poi vi potete immaginare quanti disegni sono stati prodotti per questo lavoro. 45.000 misure, più di 1.000 blocchi, più di 1.000 blocchi di pietra con tutte ovviamente le loro rispettive misure. È un progetto esecutivo, è quello che andava in mano poi alla società che doveva costruire il ponte, quindi doveva essere un progetto completo, non solo un disegno. E vedete la tecnica con cui i turchi avevano montato le pietre dell'arco, chi di voi si ricorda quando abbiamo parlato del Colosseo, hanno utilizzato la stessa tecnica utilizzata dai romani. Quindi in una pietra ci facevano un foro sia da una parte che dall'altra, in una ci mettevano un perno di ferro, va bene? Poi le mettevano una sopra l'altra, ci colavano il piombo e tutto veniva sigillato. Ci mettevano anche delle staffe laterali e questo dava una grande elasticità alla struttura, capite? Anche per questo è riuscito a reggere ai terremoti terribili che scuotono nei Balcani. Anche per questo motivo, anche per questa tecnica che è stata naturalmente riutilizzata, L'unica differenza è che i perni, invece di essere di ferro, li abbiamo fatti di acciaio inossidabile, per renderli più, diciamo, per dargli una vita più lunga. Però per il resto è stato ricostruito esattamente con le stesse tecniche. Vedete, il ponte, le molte pietre del ponte sono ancora sott'acqua, nella neretta. Vedete, qui ci sono degli esempi di staffe e di questi perni che sono stati tirati fuori dal fiume, naturalmente. Questa è una ricostruzione virtuale. Sono stati fatti, era talmente, cioè questo ponte era talmente importante per i bosniaci che lo mettevano in qualsiasi murales che loro facevano. Ci stava il ponte, questo era particolarmente bello, per quello l'ho fotografato, dove si vede tra l'altro un tuffatore che si sta tuffando nel fiume. Questo era all'università. E poi naturalmente, ovviamente, questo coinvolgimento dell'Italia portò anche alla visita dell'allora presidente della Repubblica Ciampi. Insomma, è stata un'occasione per l'Italia importante. Vedete, qui sono le fasi della ricostruzione del ponte. Vedete quella che dicevo prima, la centina. E uno deve costruire una struttura di legno su cui uno poi va a appoggiare le pietre. Una volta che le ha appoggiate tutte, la struttura in legno viene tolta e il ponte magicamente, non tanto magicamente, ma sta su da solo a quel punto. Nel momento in cui io poggio la pietra
nella sulla sommità, quella che chiude l'arco, ecco, in quell'istante l'arco è in grado di stare su senza l'ausilio di nessuna struttura. Queste, vedete, sono le pietre pronte per essere messe al loro posto. Vedete, qui sono pietre con pietra, sono tonnellate. E questo finalmente è il ponte ricostruito. Io quando l'ho visto mi si è preso un colpo, perché dico no, è di gomma. Perché era così bianco rispetto a quello vecchio, cioè, chiaramente sono tutte pietre nuove, poi tutto pulito, così è una cosa, però cioè, vi giuro, la felicità, la soddisfazione di vedere un ponte antico ricostruito con le geometrie che sono uscite dalle nostre teste, è veramente un'emozione incredibile, cioè una sensazione, poi anche per la popolazione, insomma, il fatto di essere riusciti a fare un qualche cosa per un popolo. Certo, io non sono un medico, quindi da quel punto di vista non posso aiutare, Quello su cui io posso aiutare è questa roba qua, cioè ricostituire il patrimonio culturale di un popolo. Questo sì, io una mano la posso dare in questo, perché ho le competenze per farlo. E questo che io posso fare, è questo quello che ho cercato di fare non solo in questo caso, ma in tutti i casi in cui ho avuto l'opportunità di lavorare in paesi con problemi di questo genere. Chiaramente non poteva mancare la foto di Rito sotto, con il ponte alle spalle, e sostanzialmente Mostar è rinata. Se voi ci andate adesso, è un gioiello, veramente c'è tornato il turismo. È veramente, io quando ci sono stato per l'inaugurazione del ponte, che già era un po' che la città era rinata, è veramente, mi si è aperto il cuore, perché io l'ho vista distrutta e rivederla con tutti i negozi aperti, i turisti, i bar, i ristoranti aperti, è stata un qualche cosa di veramente, veramente bello. Certamente io non posso non ricordare questo, i 3.000 cittadini di Mostar che sono morti nel conflitto. E 3.000 persone in una cittadina così piccola come Mostar, vi assicuro che non c'è famiglia, non c'è una famiglia che non abbia perso qualcuno in guerra. E poi, se mi consentite, anche in memoria di 3 giornalisti italiani che sono morti a Mostar per lo scoppio di una granata, per salvare dei bimbi che stavano in una piazza. I bimbi che stavano in una piazza a giocare, loro hanno sentito le granate arrivare, sono riusciti a portare i bambini al sicuro, ma loro purtroppo non ce l'hanno fatta. E quindi un grazie anche a loro, del loro sacrificio. Il ponte di notte e poi la cerimonia di inaugurazione. La cerimonia di inaugurazione è stata molto bella, perché ha fatto vedere l'unione, che ho bene o male, diciamo, questa la ricostruzione di questo ponte ha costituito un risarcimento di alcune cicatrici che la guerra aveva lasciato. Quindi l'Europa con le sue istituzioni e le varie culture locali, diciamo così, che ritrovano un motivo di...
Sai che quello non si ascolta perché mi sa che non hai condiviso l'audio, però cioè, veramente si vede che è stata una Ah, non festa, l'ho no? La condiviso. sì, comunque non importa, già si capisce, no? È impressionante il lavoro, no? Uno non arriva a capire l'importanza di questo ponte, anche con il senso anche metaforico, come hai iniziato la lezione di quello che è un ponte, no? Proprio serve ad unire, a creare legami. E allora, cioè, bene, molto impressionante, Sì, soprattutto dopo aver capito l'ultima bene. cosa che volevo dire, volevo innanzitutto ringraziare, va bene, il signor Gianfranco Mela della società ABC General Engineering per avermi messo a disposizione il materiale tecnico riguardo appunto il ponte di Mostar. E poi non posso ovviamente ricordare tutti i collaboratori che hanno contribuito a questo lavoro, ma uno su tutti, ecco, lo voglio ricordare, l'architetto Manfredo Romeo, mio amico e anche mio collega, ecco, che senza di lui sicuramente questo progetto non sarebbe potuto andare a buon fine. Io ho finito. Naturalmente, se ci sono domande, sono a vostra disposizione. Ecco. Stavo dicendo, non so se mi avete sentito, se ci sono domande, diciamo, io sono a vostra Sì. Vediamo se disposizione. qualcuno vuole domandare e fare qualche domanda sintetica. Siamo Io rimasti in voglio alcune, quindi fare sì, avanti. una. Bellissima classe, professore, bellissima. Io ho una domanda. Prego. Avendo inseguito questa questione della disposizione delle pietre, mi viene a mente se ha avuto una maniera di fare la unione, perché quelle pietre dovevano essere molto 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 accanto, millimetricamente, ma non so se in medio ha avuto qualche incollatura, per dirlo di qualche modo, o soltanto sono state le pietre ensamblate e non ha avuto mai più niente tra sé. Ringrazio per questa domanda perché effettivamente è una domanda che nasce ovviamente. Ecco, nel caso del ponte di Mostar, la malta, quindi tra una pietra e l'altra, era veramente molto, ma molto poca, sottilissima, praticamente quasi inesistente dal punto di vista della malta. Quindi le pietre erano accostate praticamente quasi completamente. Anche per questo motivo non era affatto facile riuscire a stabilire dalle fotografie dove finiva una pietra e dove ne iniziava un'altra, perché voi dovete considerare naturalmente un ponte del Cinquecento con dei depositi di muffe sopra che impedivano di capire, beh, questa è stata una grossa difficoltà, ci ha messo in seri problemi, e in questo, francamente, sì, ci ha aiutato molto il disegno fatto negli anni 50, dove sono andati di persona di fronte alle pietre, quindi hanno visto chiaramente laddove ogni pietra del ponte finiva e cominciava l'altra, capito? Certo. Quanto tempo ha impiegato per fare questa ricostruzione? Allora, il progetto ci è voluto un anno, quindi sostanzialmente tutto è iniziato nel 2000, nel corso del 2001 il progetto era già pronto e poi il ponte è stato inaugurato nel 2004, quindi considerato tutto anche la costruzione
è avvenuta in tempi abbastanza rapidi, considerato ciò che si è, che non si tratta di un ponte qualsiasi, eh? No. È un ponte costruito con le stesse tecniche del Cinquecento e quindi ha presentato anche varie problematiche da risolvere, eccetera. Noi abbiamo cercato nella massima parte di prevedere tutte, in fase di progetto esecutivo, tutte le possibili situazioni, però è chiaro che la costruzione non poteva certamente avvenire in tempi più rapidi. Come vi dicevo, è stato ricostruito da personale bosniaco, da una società, questo è stata una scelta proprio a livello internazionale, perché il ponte è loro ed è giusto che sia ricostruito dalle loro maestranze. Noi abbiamo dato un supporto tecnico per quanto riguarda la redazione del progetto. Questo sì, perché loro l'hanno chiesto. Nessuno è andato a imporre, diciamo così, una nostra... ovviamente le autorità bosniache sono state rappresentate a tutti i livelli decisionali del lavoro. Ovviamente compreso l'istituto locale dei beni culturali, che erano ovviamente tutte persone che noi conoscevamo molto bene e che, con cui ci siamo interfacciati continuamente, e quindi sono stati tutti loro per primi coinvolti nelle scelte. Come vi dicevo, ogni scelta, ogni proposta di scelta di direzione verso cui andare veniva discussa dal comitato scientifico, valutata pro, contro, e poi si prendeva una decisione. Si prosegue, persegue questa strada? Sì, no. E questo per tutto il progetto, naturalmente. E così. Grazie, molto bene. Prego, prego. C'è qualche altra domanda? Forse Lina, Adriana, Sonia, Ivan, che è collegato dall'Italia, da quanto ho capito. Caro Ivan. Forse Paola. Ciao, Ivan, Ivan, voi dovete sapere che Ivan è uno dei più significativi costruttori di ponti che abbiamo in Italia. Quindi è una persona che mi incute un po', diciamo, una certa... No. È stato un piacere seguire questa lezione, Giovanni, lo sai. Mi ha fatto emozionare, veramente. Ti ringrazio, Ivan. Scusami per l'ora, ma purtroppo, diciamo, in Argentina è un'ora normale, chiaramente noi in Italia siamo un po'... Però... Ma non c'è problema, io sono in vacanza in Francia. Dopo cena ho acceso il computer e ha guardato anche mio figlio di 6 anni, quasi tutta la lezione, poi è deceduto nel lettino. Però. È stato veramente un piacere sentirti. Ti ringrazio molto, Ivan. Veramente emozionante. Non so se Lina voleva presto. Anche sì. Dire qualcosa. Prego, prego. No, scusi, soltanto ringraziare, molto interessante tutto che ha detto. Soltanto questo. Grazie a voi che avete avuto la pazienza di seguirmi su argomenti anche a volte magari un po' pesanti, e io mi rendo conto. Per questo io cerco sempre di evitare di dover proiettare delle cose, anche per rendere la cosa più leggera dal punto di vista. Io lo vedo, le lezioni all'università, quando si facevano in remoto, è più di 2 ore, è impossibile tenere l'attenzione online di persone che ti ascoltano in remoto. È impossibile. Bisogna trovare degli escamotage per poter consentire alle persone di recepire quello che uno racconta. Quindi, insomma, è sempre un compromesso, no? Perché io qualcosa, qualche immagine la dovevo far vedere per forza.
perché altrimenti voi non avreste capito. E quindi ho dovuto, però chi mi conosce ha già partecipato a altre lezioni mie, sa che io non amo proiettare delle cose. Perché? Perché ho il timore che questo allenti un po' l'attenzione, capite? Però questa volta mi dovete scusare, non potevo fare altrimenti. Tante grazie. Bene, non so se qualche altro vuole intervenire, fare qualche commento, cioè no. Bene, allora possiamo chiudere, ringraziamo ancora, anche ringraziamo Ivan che in vacanza si è collegato, ci ha accompagnato. Grande Ivan. Ciao. Ecco, saluti da Buenos Aires. Bene. Ciao a tutti, alla prossima, vi aspetto. Alla prossima. Alla prossima, professore.